dell'orco. Che facciamo? Lo sconfiggiamo? Ma ci dai. Allora, potrei anche rubargli la chiave e scappare, ma non c'è gusto. Dobbiamo sconfiggerlo, no? Facciamo un lavoretto pulito una volta per tutte. Dov'è? O mi faccio sgamare dai suoi amichetti? Guarda, gli vado incontro. Poverino. Non te l'aspettava. Orco. Generoso. Per il momento è abbastanza facile, eh. No, insomma, nulla di che. Ok. Mi sa che sta ad un livello abbastanza alto, eh. Mi sa che sta ad un livello abbastanza alto. Ho questa impressione. Non credo sia il mio stesso livello, anche se fa male e sta prendendo molto bene i colpi. Quindi potrebbe benissimo essere. Vediamo un po'. Oh, quella striscia nera non mi piace per nulla. Mi sa che ce l'ha con Emma il Grande. Emma l'antico, non Emma il Grande. Utilizziamo il blaster ancora una volta, la pistola. Sì, lo so, lo so, lo so. Era carico, lo so. Non ha importanza. Mi serviva di allevarlo lì il presto possibile e di tenere Bisha Mountain come capo espiatorio. È malantico, ti prendi un po' di danni. Forse no, forse va bene, chi lo sa. Bisha Mountain, lo ricarichiamo. Toh.
Vai. No, tranquillo, non si. Però ci prendo un po' di botte ora. Ragazzi, voi vi fate male, voi vi fate male, mi dispiace, ma stavolta vi fate male davvero. Non posso farvi nulla. Salvo, neanche salvo Bishamonten, va. Ah no, forse sì, Bishamonten, sì. Ah, allora ok. Vai ancora con la pistola. Bene. Non fa nulla, non fa nulla. Neanche l'ha presa, ma lo blocco. lo so, lo so. Ogni tanto qualche giocata pure io faccio bene. Bishamonten che è carico, lo mandiamo subito in campo e gli facciamo fare un po' di danni. Ora sta solo che è risvegliato, fa. Eccolo va, giudizio divino. 687 danni. Meglio di questo che vuoi. A posto, ragazzi. La squadra. Io vorrei portarmi questa squadra fino alla Torre Zen, ma non lo so di preciso quale, se lo farò. Però intanto la squadra è decente, non è male, non è davvero niente male. Allora, vediamo un po'. Una volta in Yo-Kai Watch 2 mi sembra mi sono nascosto qui per tutto quanto il tempo del terrore onirico e non mi ha trovato. Si era avvicinato ma non mi ha visto. Per un paio di volte l'ha fatto, poi non. Poi alla fine ho lasciato scadere il tempo e ho perso. Quindi anche se. Quindi devi proprio per forza fuggire per vincere il terrore onirico. Se no non te lo conta. Mi sembra un po' una stupidaggine, ma. Oh, vabbè. Non le faccio io le regole. E siamo fuggiti dal terrore onirico contro Nerorco. Vediamo un po' la slot Kai se ci dà qualcosa di bello. Dunque, con Nerorco abbiamo. Ma penso siano sempre gli stessi alla fine i premi. Insomma, non è proprio granché. Però è d'oro. No. La vendiamo. Non ci può credere? È sconfitto Don il più forte di tutto, sto forse sognando un attimo un pizzicotto. E senza Lori il terrore onirico non ha più niente di terrificante. Quindi finisce così. Abbiamo finito il terrore onirico. Non avremo più paura del terrore onirico d'ora in poi. Wow.